Ida Platano e, da poco terminata una nuova puntata di Uomini e Donne e dopo quanto visto ieri ancora oggi si è tornati a parlare di Ida Platano nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto Alessandro Vicinanza dichiararsi apertamente alla Dama di Brescia. Il giovane salernitano con l'aiuto di Maria De Filippi è riuscito a far uscire fuori i suoi sentimenti, confessando di amare Ida Platano. Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole compresa la donna, che dopo aver confessato all'inizio di non provare nessun sentimento per lui ha deciso alla fine di uscirci. Ma cosa è successo oggi? Ida Platano scoppia in lacrime in studio, tutto è partito da Federica Aversano. Maria ha fatto sedere al centro dello studio la ragazza per parlare della sua esterna con Federico. In questa occasione la tronista ha rivelato di essere rimasta molto sorpresa quando il giovane ha fatto un regalo a suo figlio, ha regalato a mio figlio Batman, e questo gesto molto carino ha fatto crollare Ida Platano, che ha pianto lacrime amare. Ovviamente tutti in studio si sono chiesti il motivo delle sue lacrime compresa la padrona di casa. Successivamente, poi Ida ha fatto i complimenti al corteggiatore dell'Aversano sottolineando quanto quel gesto per una madre è importante. Apprezzo molto il gesto, parlo più di cose passate, vissute in prima persone, uomini e donne, la dama lascia il parterre Ida Platano con la voce rotta dal pianto ha poi spiegato che se tempo fa qualcuno si fosse comportato così con lei e suo figlio molte cose sicuramente sarebbero andate diversamente. Queste sue parole hanno poi trovato certezza anche in quella di Federica che sa benissimo cosa prova la dama. Infine, forse per la troppa sofferenza, Ida ha preferito abbandonare lo studio e a seguirla ci ha subito pensato Alessandro, che sta cercando in tutti i modi di riconquistarla. E le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che ci sta riuscendo benissimo, dato che sono stati paparazzati assieme diverse volte questo weekend. Sarà la volta buona?